Sindaco Melgrati, anche la Lega dice una brutta pagina per quello che riguarda la città di Alassio. Voi come giunta avete detto pronti a costituirvi parte civile. Insomma, non ci state a finire in mezzo a questa inchiesta, a quello che sta succedendo sul fronte rifiuti alassino. Ma direi assolutamente, siamo totalmente estranei a questa vicenda. Credo che anche l'ex assessore Invernizzi, se ha qualche responsabilità, è stato oggetto, strumento, diciamo, di, poi verrà verificato dall'inchiesta, di pressioni altrui. Se esistono, se sono esistite queste pressioni, ma non ho motivo per dubitarne dalle carte della magistratura. E questa è veramente una brutta storia, comunque. Ecco, voi volete tutelare non solo il nome della giunta, ma anche della città di Alassio, per questo avete detto valuteremo anche azioni tipo appunto la costituzione parte civile. Beh, sicuramente se verranno confermate le accuse e l'impianto accusatorio e verrà istituito un processo in questo senso, ci sostituiremo parte civile perché sicuramente siamo lesi in questa attività che è stata portata avanti. Credo che l'intenzione dell'ex assessore sia stata e di tutta l'amministrazione sia solo stata quella di migliorare un servizio che era deficitario nei numeri, nel senso nei numeri delle persone impiegate, nei mezzi e nella tipologia di servizio. E questo era fuori di dubbio perché i funzionari del comune hanno applicato delle sanzioni e sono in contestazione altre sanzioni da applicare a questa società che svolgeva male il suo compito. Tant'è vero che noi abbiamo fatto in campagna elettorale una battaglia su questa raccolta differenziata, questo servizio di raccolta differenziata che era sperimentale a monte della ferrovia, che era una porcata, è dimostrato nei numeri perché già da gennaio, quindi noi non c'eravamo ancora, la nostra giunta è entrata in funzione a maggio e quindi già da gennaio si è cominciato a scendere nei livelli di raccolta differenziata sotto a quanto pronosticato, fino ad arrivare ad un aumento dei costi della discarica che sono a totale carico del comune. E anche questa è un'anomalia del contratto che è stato redatto in nostra assenza, voglio dire, dalla giunta precedente. Ecco, per Suona concludere, strano, Melgrati, suona strano. No, voglio dire, volevo era per aggiungere. capire tutto questo adesso, questa indagine cambierà il vostro atteggiamento nei confronti delle ditte per i rifiuti o seguirete comunque sempre la linea, chiamiamola linea dura, impostata fin dall'inizio? Assolutamente, cioè la linea è quella di far rispettare il contratto almeno fino alla scadenza di questo contratto. È chiaro che poi la nostra idea è quella di se andrà a buon fine l'atto con il subandito del nostro atto con l'affidamento in house, è quello di rivolgerci alla ditta che sarà scelta dall'atto. E quindi sarà un affidamento totalmente in house, chiedendo di entrare nella partecipata con le quote del Comune di Alassi in maniera da avere il controllo analogo. Io credo che la domanda vera da farsi sia come mai però nei 5 anni precedenti non sia stato fatto neanche un controllo sul numero del personale, sul numero dei mezzi e sulle prestazioni di servizio. Questa sia la vera domanda che qualcuno dovrebbe porsi.